Ok, regà, Itoshi Sae, episodio numero 7 di Blue Lock, ha avuto effettivamente una scena animata come si deve. Il gol di Nagi è stato effettivamente un bel tiro, un bel gol. Rivediamolo brevemente. Fluido, ben fatto, la palla, niente, zero CGI. Anche figo da vedere. Guardate qua il movimento, bei disegni. Bel gol. Bel gol. È stato un bel gol. E quindi adesso possiamo dire che Blue Lock si è ripreso e che ad ora in poi è in strada proprio in discesa. E invece no, perché nonostante questa scena indubbiamente bella, cioè mi è piaciuto il gol, il resto dell'episodio non è che fosse inguardabile, per carità. Magari era sicuramente meglio dell'episodio 2, che per ora è stato il peggiore di Blue Lock, ma ora devo ritrovare il minutaggio. Perché? Devo ritrovare il minutaggio perché voglio contrapporre questa bella scena di Nagi, che abbiamo visto adesso, con la corsa. Vabbè, a parte sì, comunque, pure questa scena, devo dire, non è proprio bella. Cioè, le parti in cui fanno questa ripresa dall'alto, quando fanno vedere i giocatori in CGI, non è proprio la creme della creme, ci sarebbe da dire questo, però vabbè. Non è proprio da sorvolare, ma la scena che volevo farvi vedere è decisamente peggio. Era prima, sì, infatti era prima. Questa scena è proprio da mettere in contrapposizione con quello che abbiamo appena visto, perché, cioè, guardate i giocatori che stanno correndo prima di Sae. Rimangono immobili! Sono immobili, fermi, non si muovono. L'effetto del movimento, cioè, fanno vedere Sae che sta andando avanti. Effettivamente lui sembra che sta andando avanti. I giocatori si stanno avvicinando. Cioè, fateci caso, si stanno avvicinando loro. Quindi vuol dire che sono fermi, vuol dire che sono fermi sul posto e corrono sul posto. Ma vi pare normale? Ma vi pare normale? Guarda qui, dai. Cioè, nel senso, è una roba indescrivibile. Concentratevi su questo. Concentratevi su questo coso qua. Vorrei potervi. No, ve lo devo zoomare. Bah, non lo faccio praticamente mai, ma ve lo devo zoomare. È veramente. Cioè, tu lo guardi? Guardate quanto è bello. Fermo sul posto che corre così, una roba proprio. Bello, bello, bello. Devo dire comunque. Ottimo. Ottima qualità, come sempre. Quindi, comunque è una merda. Cioè, non giriamoci intorno. È comunque una roba ignobile. Quantomeno il livello è sicuramente superiore rispetto all'inizio di questa seconda stagione, perché l'inizio era un disastro, tragico proprio. L'episodio 2 e l'episodio 3 e forse pure il quarto erano una cosa da accapponare la pelle. Quindi sì, secondo me avevano ragione sul fatto che questa parte è quantomeno resa in maniera più decente. Riesco pure forse a capire un po' di più le giocate, cioè non mi sembrano incasinate come lo erano nei primi episodi. Potrebbe anche essere che mi sono abituato io a questa regia così penosa e al teletrasporto dei giocatori, vabbè, queste cose qua. Però sì, mi sembra nettamente meglio dell'episodio 2, 3, 4, quella parte lì. Cioè, nettamente meglio, meglio. Però comunque fa cagare. Cioè, non è una cosa che dici, si vede, hanno tenuto il budget proprio per questo episodio. Si vede proprio. Cioè, l'unica cosa per cui hanno tenuto il budget è il tiro di Nagi, che è durato comunque i suoi. Beh, durato, possiamo dire, 10 secondi? Sì, dai. Forse 15 secondi. Dai, 15 secondi è durato, quindi su 20, 21, 15 minuti di episodio, perché alla fine togliendo i 7 minuti è quello che dura un episodio di Blue Lock, su 16 minuti di episodio, 20 secondi ce li hanno messi fatti bene. Il resto era, vabbè, la solita roba, quindi CGI bruttissima, fermi immagine ovunque, quindi il solito. Non si può dire che Blue Lock è rinato, che questo episodio è ben fatto, fa abbastanza cagare comunque, ma è meglio di quello che avevamo visto fino ad ora, un po' meglio. E alla fine, se comunque nei gol principali riescono a fare un buon lavoro, quantomeno è un po' più godibile il tutto. Poi, una cosa, ma ve la dico dopo, mo leggo un po' la chat. Un'ultima cosa che vi volevo dire c'è. Tocca vedere cosa ne pensa Anime Mondo. Sì, mo lo andiamo a vedere. Può essere una consolazione considerando che peggio dei primi episodi non poteva essere. No, ma infatti, non è. Cioè, era. Cioè,
penso abbastanza scontato che non potevano fare peggio dei primi episodi. Lo dico io che sono un totale ignorante del calcio, non mi piace minimamente seguirlo, non ho capito un cazzo per il 70% delle scene, ma è normale, io ti posso dire era pure peggio prima, o forse noi ci siamo abituati, perché secondo me il primo impatto che fa Blue Lock a una persona che anche segue il calcio è che non capisci proprio che fanno, anzi se non segui il calcio peggio, ma per come è la regia, cioè per come sono le inquadrature, i tagli da una scena all'altra, per come passano da un personaggio all'altro, non ti fanno capire proprio la partita. E secondo me questo effetto che era stato molto proprio predominante nel secondo episodio, è proprio stata la prima cosa che vi ho detto, ragazzi, non ho capito un cazzo, era perché venivamo da 2 anni, o quello che era, che non avevo più visto Blue Lock. Quindi secondo me è un anime che, se lo vedi settimana per settimana, ti abitui. Fa cagare comunque, ma il tuo cervello un minimo si abitua e non dà più troppo peso a quello che vede. Se invece ti fai una pausa di un anno e ti vedi un episodio dopo un anno, secondo me non ci capisci un cazzo comunque. Cioè, è questa proprio il... per farvi capire quanto è fatto male. Perché sfido chiunque che non ha mai visto Blue Lock a vedersi un episodio tipo questa partita qua, sicuro dice, ma che è successo qua? Perché quello ha fatto così? Cioè, sicuramente non gli risulta facile da capire la partita come si è svolta. Quindi sì, ma purtroppo è una cosa che sapevamo già. Poi... altra roba che vi volevo dire, io purtroppo, ora come ora, sto iniziando proprio a stancarmi di loro che parlano. Parlano troppo. Cioè, capisco che devono presentare i personaggi, quindi cioè, ci devono dare un minimo di senso a tutti questi qua, ma quanto cazzo parla? Lui, ti fiuto! E l'altro tizio che corre pure, cioè, si fermano e parlano, che due coglioni, per non parlare del fatto che è incredibilmente irrealistico, ma una cosa assurda, perché si fermano, ci stava una scena all'inizio che ve l'ho commentato pure durante l'episodio, ora ovviamente sarà impossibile ritrovare il frame, perché mi pare che era proprio questa scena in realtà, in cui ci stanno loro due che si affrontano e mentre parlano i giocatori dietro, eccoli qua, cioè mentre parlano, i giocatori dietro sono fermi immobili. Questa è la cosa che è assurda, perché cioè, mentre parlano non dovrebbero fermare... cioè, sembra che fermano il tempo. Il fatto è che, dici, vabbè, magari sono i loro pensieri, ma non sono i loro pensieri perché si rispondono. Cioè, quindi, praticamente quello che succede è, loro si parlano, i due che si affrontano per prendersi la palla si parlano, e tutti quelli intorno a loro sono immobili, rallentati. Ma che cazzo è? Ma che vuol dire? Ma perché? Ve l'ho già detta la scorsa settimana questa cosa, ma ormai sta diventando una roba assurda, perché in questo episodio, con tutti i personaggi nuovi che ci sono, e anche nei prossimi episodi, sta roba l'hanno fatta un botto. Che ogni volta che c'è un personaggio nuovo, io sono il cane da guardia, io sono il god di sto cazzo, io sono il bambino che piange. Cioè, ognuno ha il suo nome, deve dire cosa fa, deve dire la sua abilità, e deve parlare. Devono parlare per far capire chi è il personaggio. Non mi sta piacendo per niente questa cosa. Cioè, non lo so. Cioè, fatela più corta. Trovate dei modi più carini per introdurre sti personaggi, perché è una roba cringe, fastidiosa. Però non mi sta piacendo per niente questa roba di presentare tutti i personaggi così, appena si affrontano parlando. Non, no, secondo me è un po' una merda. Ah sì, era lui, Erwin. Quello là che diceva Erwin Smith. Comunque sì, pure il gol di Sa è bello. Ci sta. Molto meglio quello di Nagi come realizzazione, ma in generale posso dirvi che sembra una partita comunque interessante. Cioè, non ho aspettative basse per l'esito di questa partita. Secondo me sarà carina. Il problema è che purtroppo fatta in questo modo perde un botto. Perde proprio tanto. Ma come ho detto, questo è un problema di adattamento, perché nel manga arriva un personaggio nuovo, ti mettono il panel... Vediamo un po' se vi trovo un esempio, magari. Non si dovrà mai. Vabbè, comunque, nel senso, vi mettono, ecco lui, personaggio nuovo, vi fanno un panel con scritto nome, cognome, cosa fa, cosa non fa, e dici, vabbè, è il manga, ci sta. Dato che quelli di 8-bit sono degli incompetenti e non riescono a fare un adattamento come si deve, tutte queste informazioni che stanno scritte nel panel per presentare il personaggio quando lo si vede per la prima volta, te le schiaffano con lui che parla mentre stanno giocando a calcio, che non ha un cazzo di senso, quindi, sì, ci sta. E quindi, per quanto riguarda il voto, sicuramente meglio della scorsa volta. Ritorniamo sul 6? Diamo un 6 di incoraggiamento a Blue Lock, ma pure un 6 più di incoraggiamento, dai, un 6 più. Se lo può beccare. Sono proprio curioso di vedere le parti in cui arrivavano i personaggi nuovi, come li introducevano. Ecco, tipo questo. Eccolo, Miroku, dai. Posso? Ti fiuto. È proprio la stessa cosa. Cioè, non...
La stessa identica cosa del manga. Non cambia niente. Proprio le stesse frasi sono quelle che ha detto. Tali e quali. Proprio tali, tali e quali. Ovviamente nel manga molto più bello da vedere. Cioè, guarda qua. Ma questo effetto della ragnatela dove stava? Posso permettermi? Mi pare di non aver visto nessuna ragnatela. Ovviamente il fumo sì. Ovviamente il fumo arancione merdoso ci sta, perché tutti i personaggi emettono fumo in Blue Lock. Però no, questo piccolo effetto qua ovviamente non ci sta. Pure questo tizio. Vabbè, guarda qua che cazzo è il manga. Dai. Cioè, guarda qua che cazzo è. A parte, questa parte dura molto di meno nel manga che nell'anime. Almeno sì. No, forse no. La boba. Indubbiamente molto, molto meglio da leggere. Da leggere è poi un'altra cosa. Un'altra cosa. Blue Lock. Vabbè, tanto lo sapevamo già. Ho fatto fatica a guardare codesta puntata, era tutto fatto così male. Ci sta. Purtroppo anche questa puntata è stata animata male, però non mi lamento vista la situazione della 8-bit. Qual è la situazione della 8-bit? Mi sono perso qualcosa? Manu Lercio sa qualcosa che io non so? La fine della puntata l'ho trovata comunque spettacolare. E questo è spettacolare, magari un po' eccessivo, ma comunque c'ha ragione. Sempre saputo che era il più forte. Lamentarsi delle animazioni arrivate all'episodio 7 è ridondante. Ma... purtroppo, guarda, ha anche ragione Vongolone, per carità, che ogni episodio sentirsi dire quanto fanno cagare le animazioni, posso capire che ti rompi il cazzo a sentire sempre la stessa critica, ma come ho detto, purtroppo Blue Lock si basa su quello, cioè un anime sul calcio, cioè se le scene di calcio fanno cagare, come puoi passarci non dire niente? Meno male che avevano concentrato il budget in questa partita. Oh, incredibile, sembra che le persone hanno iniziato ad aprire gli occhi. Ma come? Eccoci qua. Ovviamente, ma chi poteva essere quello con l'immagine di Jojo? Ma come fatto male? Ma sarà più importante che abbiano le parti migliori che quando conversano pensano, no? Tra l'altro la Skzna finale con tutti gli attacchi era fatta benissimo. Non so se gli occhi hanno unito il CGI, il CG, con i disegni su Nagi. Fantastico. Siete dei gorilla? No, ma questo insulto! Tutti fissati con queste animazioni, tra l'altro, tutto attaccato, senza apostrofo, in questo anime non fanno altro che parlare di tattiche e di schemi. Di tattiche e di schemi. Di sguardi e strategie mentali. Che è quello che rende questo anime sportivo diverso e a mio parere più bello degli altri. Così va già benissimo. Direi che ha pure ricevuto 5 mi piace. Direi che questo è proprio l'average commentatore medio di Anime Mondo, quindi... l'italiano l'ha reso incredibilmente meglio questo commento, però sì, cioè nel senso la maggior parte, molte persone neanche o non se ne accorgono o se ne sbattono, dico mamma stica, ma io voglio la merda, fatemi ingurgitare merda, a me va bene tutto, datemi lo schifo, quindi questo è più o meno il pensiero del fan medio. E infatti il tuo commento non ha molto senso, ormai sono usciti più della metà degli episodi, quindi ha senso lamentarsi, vabbè. Che tristezza alcuni commenti. Al di là delle animazioni, la trama mi sta piacendo. Vabbè, sì, sì. Se riesci a superare la cosa più importante dell'anime. Se qualcuno facesse un gol così, io andrei fuori di testa, ok? Io non sono molto fiducioso per le prossime stagioni di Blue Lock, devo essere onesto. Ti rendi conto che hai detto... ma infatti questo qua c'ha la VTuber come immagine. Ma si capisce dall'immagine profilo. Ti rendi conto che hai detto che la scena finale è fatta benissimo. Pur di difendere sta diarrea di anime, dici che sono fatti bene gli ultimi 10 secondi... di episodio, tutti fissati con queste animazioni. Sai com'è? Stiamo vedendo un anime, non un manga. Gli anime sono fatti da animazioni, non da frame che si spostano stile PowerPoint e parlano per tutto l'episodio. Ah, ma questo è Puglia! Ma questo lo conosco! Ma guardalo, Puglia! Ma questo qua lo conosciamo! Ecco perché scrive cose sensate. La season 1 era fatta meglio sotto questo punto di vista, madonna. Il commento più sensato l'ha scritto Puglia, giustamente. Tutto bello, ma è troppo parlato. Ma infatti, vi giuro, almeno si sono resi conto pure di questa cosa. Stona proprio. Ho eiacucato, grazie avvocato. Vabbè, contento per te che hai eiacucato. Oh, madonna, regà, ma questo, guarda la punteggiatura che c'ha questo. Ma senza la maiuscola. Punto di domanda, Puglia, virgola, diarrea di anime, punto punto. Anche qua, senza la maiuscola. Contiene le parole please, punto. Punto. Questo è fatto bene, virgola, punto. Senza la maiuscola, ma sono gusti personali, punto. Oggettivamente cosa gli vuoi dire? Che cosa gli vuoi dire, oggettivamente?
Andiamo avanti. Ah, Riccardone, Riccardone nazionale. Fammi vedere cosa continua a scrivere. Riccardone nazionale. Guardati Uzumaki, che è animato peggio di Blue Lock. Ma non è assolutamente vero. Ma non è assolutamente vero. Uzumaki si difende benissimo. Lo so che in alcune circostanze ha cercato di rivaleggiare con Blue Lock, ma non è riuscito a superarlo nel lungo termine. Quindi no, questa cosa è falsa. Uzumaki non arriva al livello di Blue Lock. Poi comprenderai cosa sia la brutta animazione. Eppure, a parer mio, anche animati così lentamente a scatti restano bellissimi. Però ne è consapevole, ne è consapevole. Animati così lentamente a scatti. Se non fosse che non è animato, se è a scatti, però vabbè, non è difficile da comprendere, lo capisco. Tra l'altro, senza posto, ho parlato della scena finale perché, senza accento, nessuno elogia nemmeno quella. Questo episodio era animato bene, sinceramente non so cosa dovevano fare di più. È tutto un parlare. Sì, tutti che parlano. Cosa dovrebbero fare? Animare i personaggi che corrono mentre parlano all'infinito? Beh, guarda, io spererei che smettono di parlare a una certa, però animare i personaggi che corrono può essere un inizio. Secondo me, può essere in un anime sul calcio, animare i personaggi che corrono è un punto di partenza. È un punto di partenza per qualcosa di più grande. Quindi spero. Ah, vabbè, questo è un troll, è un troll. È palesemente un troll. Non credo che questa persona esista nella vita reale. Non credo proprio che esista. E vabbè, basta, questo è quanto. Quindi diciamo commenti contrastanti su Anime Mondo, ma quantomeno ci sta Puglia che porta un po' di. Come si dice? Un po' di. Qualità. Porta un po' di qualità. In questo episodio si è quasi formato lo squadrone dell'eliocentrismo, perché i nostri due nuovi protagonisti hanno convinto Yolanda ad unirsi a loro. Inizialmente, ovviamente, lei era un pochino restia, perché sai com'è? Se viene scoperta, lei è la prima e probabilmente l'unica che muore. Quindi possiamo dire che in tutto questo l'unica che rischia l'osso del co... cioè rischia la testa è Yolanda. Gli altri, male che va, eh no, ci ha stregato e uccidono solo lei. Quindi ci può stare che inizialmente ci ha pensato 2-3 volte, anzi voleva pure denunciarli. Per fortuna non l'ha fatto quando ha sentito le cose che diceva il conte Pilas, che come vi avevo anticipato si vedeva che era un bro, che era un tipo razionale, che cerca la verità e che poteva dare una mano. E infatti non ha problemi con le donne, non le considera inferiori e è un tipo a posto, è un tipo sicuramente a posto. Anche lui, per carità, ha reagito male quando gli hanno detto della teoria di Aristotalco, come cazzo si chiamava, che presumo sia una teoria sempre eliocentrica o qualcosa di simile, però sicuramente si convincerà, sicuramente si convincerà. E come ho detto, ci può stare che ha reagito male, considerando che tutta la sua vita, o comunque la maggior parte della sua vita, 50 anni, sono stati dedicati al perfezionamento della teoria geocentrica, che arrivano due tizi a caso che ti dicono no, ma guarda, hai buttato i tuoi 50 anni. I tuoi ultimi 50 anni sono stati bruciati perché la teoria giusta è un'altra, ti fa un po' rodere il culo, ma io la vedrei in un altro modo. Cioè, se veramente lui ricerca la verità, che problema ci sarebbe nello studiare questa teoria alternativa? Male che va, potrebbe scoprire che è falsa, quindi questa cosa potrebbe rafforzare ulteriormente la teoria geocentrica. Quindi ovviamente alla fine accetterà, anche perché non vedo una situazione in cui Yolanda e gli altri due se ne vanno da un'altra parte, poi non potrebbero neanche consultare questi registri che ha lui, che sono registri di osservazioni di 50 anni, cioè 50 anni di osservazioni in un'epoca del genere, porca di quella puttana, se sono una roba preziosissima. Quindi sì, si convincerà, palesemente si convincerà, ci hanno anche fatto vedere un po' la sua backstory, il suo passato. Mi è piaciucchiato, cioè ci sta, dai, è bellino, niente di incredibile, ma diciamo che non se la passava male. Figlio di nobili, i soldi ce li aveva, è stato messo un po' da parte dalla famiglia perché gli astronomi, è schifo, devi diventare una cosa più importante, ma non so in quell'epoca cosa veniva considerato accettabile da un nobile, però probabilmente l'astronomo era un po' lo sfigatello. Però sì, insomma, i soldi ce l'avevano comunque, quindi potevano fare il cazzo che volevano, costruire osservatori incredibili e vabbè. Questo tizio qua c'aveva il villone della Madonna che poi ha ereditato il conte Pilaf, quindi direi che non se la passavano male. E questo essenzialmente è il quanto. Sono rimasto anche molto contento dal fatto che Yolanda finalmente si è convinta e l'abbiamo proprio visto quando è tornata da loro dopo che ha parlato col conte
proprio il fuoco nei suoi occhi, cioè la convinzione mentre diceva che sì, sono stata io a scrivere quelle cose, e in realtà non esiste nessun padrone, ho fatto tutto da sola, quindi finalmente si è sbloccata. Ovviamente era una cosa che richiedeva un po' di tempo, però se ci pensate, cioè, è una cosa importante, considerando che lei comunque è una fedele cristiana, sa, è pure donna, quindi rischia doppiamente. Cioè, se già normalmente si rischia, perché se fai ricerche proibite ti danno, cioè se ti scoprono ti fanno la ramanzina e poi ti penti e basta, per le persone normali. Se sei donna, secondo me questa prima ramanzina forse manco esiste, cioè, ti ammazzano direttamente e basta. Quindi è stata pure lei molto molto coraggiosa a dire a loro che era stata lei, insomma, a decidere di intraprendere questa ricerca tutti insieme. Quindi, e tra l'altro l'altra cosa, il conte Pilaf, nello scorso episodio mi avevate detto che era lui quello per il quale aveva lavorato il protagonista, il conte che non poteva permettersi di duellare, che aveva assoldato questo nuovo protagonista che, vabbè, ha fatto il duello al posto suo. Non è lui, non è lui. Nei commenti su YouTube mi hanno confermato che non c'entra niente con il conte che l'aveva assoldati. No, non è lui. Eh sì, era un altro conte. Più che altro immagino la delusione. Eh no, ma immagino, assolutamente. Cioè, vuol dire che, mo, non so, cioè, non è che hai buttato 50 anni della tua vita, però molto, cioè, io sarei devastato. Cioè, hai dedicato tutta la tua vita a una cosa e poi ti rendi conto che non ti sei accorto che la verità era un'altra. Quindi sì, cioè, come vi ho detto, secondo me si convincerà, perché alla fine, se riuscirà comunque a dimostrare tutto quanto prima che muoia, cosa che dubito perché non credo che riuscirà a farlo, morirà prima, comunque avrà partecipato a questa cosa, quindi in minima parte comunque la sua vita avrà avuto un senso. Se invece non fa niente, muore con la sua teoria geocentrica che è sbagliata e non fa un cazzo, però sì. Qui siamo intorno alla metà del 500, pochi decenni dopo i puritani con le donne di Salem. Diciamo che spolveriamo un periodo abbastanza brutto. Eh no, lo so, ne abbiamo già parlato, ma comunque sono cose che se ci ripensi sono folli. Cioè sono proprio una roba agghiacciante. Cioè, pensare che nel passato le cose in cui si credevano era che le donne erano più facilmente possedute dai demoni e quindi le veniva impedito di fare qualunque cosa perché poi magari il demonio si impossessa di loro. È una roba, cioè, nel senso, solamente a dirle queste cose mi si accappona la pelle. Cioè, sembra proprio di parlare con un pazzo. Cioè, se adesso senti una persona dire queste cose, io mi allontanerei. Avrei paura che mi fa del male. Cioè, avrei proprio. Mi allontanerei il più possibile. Quindi, per fortuna che tutte queste cose antiche sono state sorpassate. Perché a ripensarci fa veramente paura. Giustamente, lui per più di 50 anni. Sì, questa cosa l'abbiamo già letta. Io sarei curioso, alla fine rimane sempre uno studioso. Sì, sì, infatti, ma scusami, cioè, prima di morire non vuoi sapere se avevi ragione oppure no. Cioè, io ovviamente sarei curioso. Certo, la paura è tanta però, nel senso, cioè, ma veramente, quando scoprirà, se prima di morire scoprirà che si è sbagliato? Cioè, immaginati morire con questa cosa. Cioè, morire sapendo che la tua teoria a cui hai dedicato tutta la vita è sbagliata e senza sapere la verità, perché comunque morirai prima di vedere se la teoria eliocentrica è confermata, è giusta oppure no. Quindi sì, grazie comunque anche a Kira per la sub. Al conte Pilaf deve essere successo qualcosa. Per me prima era in segreto un sostenitore dell'eliocentrismo. Questo non ne sono sicuro, sai? Non l'avevo vista in questo modo, non ne sono sicurissimo. Probabilmente per via delle persecuzioni della chiesa. Iolenta la bestia in questo episodio, sì. Più palle lei di chiunque altro, nonostante il mood tutta colpa della strega. Ci vuole veramente coraggio, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Poi, ma veramente, se ci pensate, le donne nell'antichità non potevano fare niente. Cioè, la cosa migliore che poteva capitare alle donne era, ma neanche sposarsi uno ricco, perché i nobili sposavano altri nobili. Sì, per carità, sarà capitato che i nobili magari sposavano pure una del popolo se gli piaceva particolarmente, però nella maggior parte dei casi si sposavano altri nobili, quindi, cioè, se eri una donna, ma che vita di merda facevi? Praticamente non potevi studiare, non potevi fare una marea di lavori che venivano considerati inadatti per una donna. Potevi venire accusata di stregoneria, almeno in questi paesi qua dove la chiesa e il cristianesimo, il cattolicesimo, quello che cazzo era predominante. Boh, non lo so, cioè, una vita veramente di merda. Sì, o a casa a lavare o niente.
Secondo me alla fine il conte si convincerà perché il suo desiderio di conoscere la verità supererebbe il dolore di sapere che per tutta la sua vita ha creduto in qualcosa di sbagliato. E no, no, ma... Allora, non so se supererebbe il dolore grazie alla verità, però la curiosità è troppa. Cioè, sapere se avevi ragione oppure no, lo devi sapere. Prima di morire lo devi sapere. Non puoi morire con il dubbio. Con il dubbio se forse avevo ragione, forse no. Lo devi sapere. Piccolo appunto, il tema della candela attorno al quale il conte si rifà al mito di Icaro compariva anche durante il flashback di Badeni, colpevole appunto di essersi avvicinato troppo alla verità. Ah, il flashback di Badeni, sai che non me lo ricordo, nel primo episodio era. In epoca greca e romana, donne appartenenti alla nobiltà potevano diventare studiose e la loro situazione sociale è peggiorata molto con l'affermarsi di alcune religioni. Sì, no, infatti come ho detto non è che in tutto il mondo era così. In alcune parti del mondo dove... c'erano questi pensieri, ma se vogliamo parlare di cose attuali, cioè, nella cultura islamica, in molte parti del mondo, le donne stanno in una situazione simile. Basta vedere quello che succede in... non vorrei di cazzare, in Iran... Vabbè, comunque, le sentite, penso, i notiziari, quindi non è fantascienza. Cioè, tuttora, sta succedendo tuttora, quindi... sì, dipende ovviamente dal paese, da quale religione c'è, dalle credenze, quindi... sì, purtroppo va così, purtroppo va così. Possiamo dire che Orb è fatto per quelle persone che sono appassionate di scienza della Terra? Ah, guarda, sicuramente per una persona appassionata di queste cose è mille per, ma anche una persona come me che non è proprio... non è che sono un grande patito della scienza, vedere comunque l'importanza degli studi che fanno e la passione che ci mettono... più anche tutte le difficoltà che affrontano per via di il contesto sociale della chiesa in cui si trovano, e lo trovo, è bello, è un bell'anime, non c'è niente da fare. Quindi secondo me, ovviamente ti piace pure di più se sei appassionato di queste cose, ma è bello comunque, è bello comunque. Quindi, come voto, allo scorso ho dato 8+. Non so se dare 8,5, vi devo dire. Perché lo scorso episodio era la presentazione di Yolanda, più anche... però c'era pure il protagonista che scopriva questo nuovo modo di pensare sul mondo. Non lo so, sapete che forse lo scorso era meglio. Sapete che forse lo scorso era decisamente meglio. Cioè, già solo per la scena del nuovo protagonista, che lo chiamo così. Ah, Ozzy, chiamiamolo Ozzy, che è facile da ricordare, in effetti. Più comunque, sì, appunto, scopriamo... vediamo Yolanda che c'ha il padre che è l'inquisitore e altre cose. No, è bello, è bello. Quindi, sì, credo 8 a questo episodio. Cioè, io, ecco, se dovessi consigliare un anime a una persona che non ha mai visto anime, gli consiglierei qualcosa del genere. Cioè, se so che gli piace il genere, questo è perfetto. Cioè, gli consiglierei sicuramente qualcosa che ha meno reference, meno, come posso definirle, come si chiamano? Sì, reference o... meno robe stile anime. Cioè, le cose che noi attualmente... tipo, una commedia romantica non la puoi consigliare. A una persona che non ha mai visto anime, non gli puoi consigliare una qualunque commedia romantica, perché c'ha i cliché. Ecco, non... tutte le scene cringe, i cliché, le robe... Una persona che non ha mai visto anime, le vede e dice, ma che cazzo è sta merda? È troppo cringe, è troppo strano, troppo stupido. Secondo me gli devi consigliare anime quanto più realistici possibile. Alcuni esempi possono essere Orb, Death Note... e anche se pure Death Note ovviamente c'ha la sua dose di questa cosa che vi ho detto, ma vabbè, ci si può passare sopra. Death Parade può essere un esempio, però anche là sono cose un po' più particolari. Forse ecco, un video sugli anime da consigliare a chi non ha mai visto anime lo dovrei fare, sapete? Poi ovviamente penso dovresti consigliare anime in italiano, possibilmente, perché se qualcuno che non ha mai visto roba sottotitolata... cioè, vabbè, lo sapete, dai, lo sapete meglio di me. Se ha 14 anni, 15 anni, non hai mai visto una roba sottotitolata e deve iniziare con qualcosa con i sottotitoli, tipo, cioè, all'inizio è un po' fastidioso, quindi sì, ovviamente ci deve essere pure questa cosa, però vabbè, Orb non ce l'avrà mai il doppiaggio, quindi sti cazzi.